Questa è un'antica pittura giapponese, di un genere che per un po' di tempo è stata molto in voga in Giappone. La pittura che raffigurava, come dicevano loro, i barbari del sud, cioè noi. Questi personaggi buffi, goffi, vestiti in un modo assurdo, marziani, insomma, siamo noi, sono i nostri antenati europei che nel 500 e nel 600 approdavano in Giappone. È uno dei pochi casi in cui possiamo vedere i nostri antenati con gli occhi degli altri. E non fa un bell'effetto. Si capisce anche come mai i giapponesi all'inizio sono rimasti abbastanza affascinati da questa strana gente, ma poi dopo un po' si sono stufati e hanno deciso di chiuderli fuori dalle loro isole per sempre. La nostra storia inizia alla metà del Cinquecento. Siamo nell'era del Rinascimento e delle grandi scoperte geografiche. Dopo le Americhe è arrivato il momento di scoprire i segreti del più misterioso fra i paesi d'Oriente, il Giappone. Il 25esimo giorno dell'ottavo mese dell'anno dell'acqua e della lepre, una grande nave apparve al largo delle nostre coste occidentali. Nessuno sapeva da dove venisse. A bordo di queste navi ci sono stranieri che i giapponesi non hanno mai visto prima. Il feudatario locale, il Daimyo, convoca i nuovi arrivati. Sono i primi europei a mettere piede in Giappone. È il 1543. Il Daimyo è subito affascinato dalle armi di quei mercanti portoghesi, armi per lui strane e sconosciute. Dopo aver visto i portoghesi abbattere un'anatra, il Daimyo decide di acquistare due pistole e chiede al proprio fabbricante di spade di farne delle copie. Si fa dare anche lezioni di tiro. L'arrivo di questi primi europei con le loro armi e la loro religione avrà conseguenze inaspettate. João Rodrigues, tra i primi portoghesi a giungere in Giappone, è uno dei testimoni di quell'epoca travagliata. Arrivato come mozzo all'età di 15 anni, diventa presto un missionario gesuita. I mercanti portoghesi attraversano gli oceani per trovare nuovi sbocchi per i loro commerci, accompagnati da missionari gesuiti in cerca di anime da salvare. Sono talmente diversi da noi che non ci assomigliamo praticamente in nulla. Questo non stupirebbe se fossero dei barbari, e invece sono sbalordito nel vedere che in tutte le situazioni si comportano da persone colte e ragionevoli. Essi scrivono in modo differente dal nostro, cominciando dal sommo della pagina e scendendo verticalmente fino in basso. Ho chiesto a un giapponese perché i suoi compatrioti non scrivono come noi e gli ha risposto: «Perché non scrivete voi come noi? Vedete che la gente ha la testa in alto e i piedi in basso. Non è quindi naturale scrivere dall'alto in basso?» Durante gli oltre 30 anni trascorsi in Giappone, João Rodrigues impara a parlare così bene il giapponese da guadagnarsi il titolo di interprete. Il suo lavoro come missionario gli offre la possibilità di osservare tutte le classi in cui è suddivisa la società giapponese, dal daimyo di rango più elevato al più umile dei contadini. In tutto il regno, indipendentemente dalla classe di appartenenza, sia essa nobile o umile, tutti quanti hanno con sé un ventaglio. Chi deve tenere a mente qualcosa che riguarda i suoi affari o qualsiasi altra cosa, la scrive su questo oggetto. João Rodrigues osserva però che anche i giapponesi sono affascinati dagli europei. Sono molto meravigliati dai nostri nasi grandi e lunghi, dalle barbe folte e dai capelli biondi o rossi, e ritengono queste caratteristiche dei difetti. Benvenuto, professor Barbero. Grazie. Allora, io le chiedo subito, siamo a metà del Cinquecento, no? Perché i portoghesi? Perché sono i portoghesi i primi a arrivare lì? Ma quella prima nave ci è arrivata, credo, per sbaglio. Stava andando in Cina ed è stata trascinata lì dalla tempesta. Però il problema si pone lo stesso: perché i portoghesi andavano in Cina? Certo. E siamo nell'epoca delle grandi scoperte geografiche. Mm-hmm. E ci sono due grandi potenze navali europee, sono il Portogallo e la Spagna. E si sono spartite il mondo. I portoghesi a est e gli spagnoli a ovest. E quindi fin lì è territorio dei portoghesi, terreno di caccia dei portoghesi. Ecco, invece, partiamo da questa strana figura di
cronista, verrebbe da dire, questo Joao Rodriguez, no? Ecco, già le chiedo una cosa sulla carriera. Da mozzo a missionario gesuita, ma si può fare, non so come dire, fa parte della cultura del tempo. All'epoca c'era più mobilità sociale di quello che a volte ci immaginiamo e di quello che pensavano loro stessi. Perché gli europei di quell'epoca avevano la testa piena della nobiltà, il sangue, la discendenza, la genealogia. Però poi in realtà era una società complessa, ricca, e in particolare la Chiesa offriva dei canali di mobilità sociale, perché la Chiesa aveva continuamente bisogno di personale e quando trovava uno bravo, insomma, lo usava senza farsi scrupoli. Quindi, insomma, non è così anormale questa carriera, fra virgolette. È notevole, ma non impossibile, ecco. Ecco, lui però dice una cosa che a me ha colpito, cioè dice: non sono dei barbari, questo è chiaro, sono totalmente diversi da noi, perfino nelle fattezze, però si capisce che sono gente di una certa qualità. Sì, beh, la società giapponese era una società estremamente complessa e poi che dava una grandissima importanza proprio ai comportamenti, alla buona educazione. Qualcuno aveva definito il Giappone dei samurai il paese dei guerrieri ben educati. E questo anche un occidentale quando arrivava se ne accorgeva. Ecco, e come vede questa società giapponese l'arrivo di questi strani europei? Rovesciamo il punto di vista. Ma i giapponesi all'inizio sono molto affascinati. Sono affascinati, io credo, al 50% perché questi hanno gli archibugi. L'abbiamo visto, ma è così, c'è poco da fare. L'archibugio è una roba mirabolante, se non ce l'hai non l'hai mai neanche sospettato quando lo vedi. In una società guerriera, in una società che in quell'epoca è agitata da guerre civili continue, incessanti, dove ogni persona di potere, ogni signore locale spera in cuor suo un giorno di diventare il gran capo, è bella arma nuova. Dopodiché i giapponesi sono gente curiosa, affascinata, infatti è pieno di pitture, come abbiamo visto, che dipingono questa strana così gente, sono perché sono così strani, coi nasi lunghi. Senta, ma invece torniamo sulla faccenda delle armi, cioè della polvere da sparo. Ma la polvere da sparo non c'era già in Cina? Non ne so nulla. La polvere da sparo c'era, ma questi popoli civilissimi ci facevano essenzialmente dei fuochi artificiali. Poi io credo che i cinesi, i mongoli, qualche tipo di cannone, cose simili li avessero, ma i giapponesi non avevano tutti quei rapporti neanche più con la Cina, in realtà. Se ne stavano abbastanza per conto loro e sviluppavano la loro civiltà abbastanza separata dalle altre. Quindi per loro è una vera novità. Per loro è una vera novità, totale. Allora, andiamo a conoscere il protagonista assoluto di questo periodo. Si chiama Tokugawa Ieyasu ed è il fondatore di una dinastia che dominerà il Giappone per 250 anni. Ieyasu Tokugawa diventa shogun nel 1603 e unifica il Giappone dopo una lunga guerra civile. Ma come racconta un cronista di corte, il compito non sarà per nulla semplice. La sua guida però non sarà sufficiente ad assicurare la pace. Ieyasu dovrà anche tenere sotto controllo il potere dei daimyo, i signori feudali. La società giapponese era molto rigida. C'erano moltissime leggi, regole e norme. Ognuno doveva sapere qual era il suo posto nella società e mantenerlo. O almeno questa era la teoria, anche se nella pratica il sistema non funzionava sempre. Tutti i samurai appartengono alla classe aristocratica, sia che si tratti di un daimyo o di un semplice fant. Un gradino più in basso ci sono i contadini. Poi gli artigiani. E all'ultimo posto della scala sociale i commercianti, considerati i parassiti della società. Ieyasu decide infatti che i signori devono contribuire alla costruzione del suo castello e del resto della città di Edo. I lavori di costruzione si trasformano in una gara tra i vari daimyo per ingraziarsi il favore dello shogun. In poco tempo il piccolo castello e il villaggio isolato di Edo vengono sostituiti da uno splendido centro urbano. Da esso si svilupperà la moderna Tokyo. Il grande sovrano è riuscito a realizzare il suo sogno. Ora tutto il Giappone è sotto il suo controllo. A 72 anni è ancora molto forte. Ma di ritorno da una delle sue consuete battute di caccia con il falco si ammala gravemente.
mentre giace a letto morente, impartisce istruzioni per il suo funerale. Vuole una cerimonia semplice. Le sue ceneri dovranno essere portate in cima a una montagna dove andava spesso con i suoi falchi. Dallassù si domina tutto il paese e il suo spirito potrà spiccare il volo sulla sua adorata terra e tenerla unita. Yasu ha forgiato con cura l'ordine su cui si fonda la società giapponese e non ha alcuna intenzione di lasciare il futuro del paese nelle mani del caso. Chiama a sé la sua famiglia. Disse ai figli e ai nipoti che si erano riuniti intorno a lui: siete i miei discendenti e per questo diventerete shogun. Uno shogun deve governare sul proprio paese per il bene del popolo o verrà punito dal cielo. Dovrete governare per il bene del paese, perché questo mondo non appartiene ai Tokugawa e non può sottostare ai vostri capricci. Allora, professor Barbero, questo è proprio quel tipo di storia che a scuola non l'abbiamo proprio imparata. Questo shogun, la si può paragonare, che ne so, a un nostro signore medievale, con il suo rapporto con l'imperatore, i vari valvassori, quel meccanismo lì? No, un nesso con la società feudale del Medioevo, c'è un parallelo, c'è sicuramente. Diciamo, il Giappone è un impero, c'è un imperatore, che in teoria è onnipotente e invece non conta niente. Ah. Se ne sta nella sua capitale a Kyoto, fa dei riti religiosi, nessuno lo tocca, ma non comanda. E il paese è tutto diviso come un regno medievale in signorie. Ci sono tanti signori, ognuno nel suo castello. Parla proprio di castelli, come castelli. Da noi. Ogni signore ha i suoi guerrieri, i samurai, i suoi vassalli, arma i suoi contadini e si fanno la guerra fra loro. Ci sono periodi in cui c'è la guerra dappertutto e nessuno prevale. Ci sono periodi in cui invece viene fuori un clan più forte, più cattivo degli altri, come i Tokugawa di cui abbiamo parlato adesso, di cui parliamo adesso, e questo clan riesce a far fuori tutti gli altri e allora va dall'imperatore e gli dice: nominami capo dell'esercito. Shogun vuol dire quello, il capo dell'esercito. L'imperatore dice: volentieri, ti nomino capo dell'esercito. E a partire da quel momento l'imperatore se ne torna a fare i suoi rituali e a bere il tè e lo shogun, col crisma, la consacrazione imperiale, governa l'intero paese finché non arriva un altro, un clan rivale che si ribella e lo fa fuori. E fa il suo shogun. Caccia, annienta, uccide lo shogun, la sua famiglia, stermina tutto il clan e così via e lo sostituisce. I Tokugawa però battono tutti gli altri e per due secoli rimangono loro. Kyoto, proprio per volere di questo shogun di cui stiamo parlando, in realtà non è più... viene trasformata in una città qualsiasi e invece arriva Edo, che è quella che oggi chiamiamo Tokyo. Insomma. Sì. Ecco, questo mutamento invece... Ma è appunto perché Kyoto è la capitale nel senso che lì sta l'imperatore e tutti la guardano con il massimo rispetto, ma lo shogun una volta che è stato nominato non ha più molti rapporti con l'imperatore, certo non vuole stare lì sotto il suo naso. Certo. Quindi Ieyasu si crea una sua residenza fortificata dove tenere i suoi guerrieri, i suoi magazzini e da cui governare il paese. Si sceglie questo villaggetto e lo trasforma in una grande città. Siccome per due secoli i suoi discendenti governano il Giappone da lì, a quel punto la capitale è quella, Tokyo. Certo. Invece c'è un altro elemento, cioè il cristianesimo che va diffondendosi attraverso, credo, questi missionari gesuiti di cui abbiamo parlato prima. C'è il suo consenso in questo diffondersi nel paese del cattolicesimo, a questo punto chiamiamolo? Certo, ma all'inizio anche i capi giapponesi, i signori locali, i daimyo, come abbiamo sentito, all'inizio anche lo shogun stesso e i suoi principali alleati sono abbastanza tolleranti. Intanto sono affascinati anche loro. C'è questa fase iniziale in cui tutti dicono: ma guarda che cosa interessante che ci portano questi occidentali. C'è qualche gran signore che si converte. Poi c'è anche un'altra cosa, in questo panorama religioso del Giappone, oltre ai culti degli antenati e degli dei, che poi è quello che noi chiamiamo lo Shinto, lo Shintoismo, c'è anche il buddismo. Ci sono templi buddisti, monaci buddisti e questi sono gente che fa anche politica. Nella grande anarchia, in certi momenti, i monasteri buddisti si candidano loro a essere la forza trainante del paese e ai grandi signori feudali danno un po' fastidio. Quindi anche far abbassare la testa ai monaci buddisti, proteggendo quest'altra religione rivale,
perché dove arrivano i gesuiti e convertono, non vogliono più vederli i buddisti, chiaramente. Ecco, quindi a un certo punto serve anche dal punto di vista politico proteggere questi cristiani. E molti giapponesi, affascinati dalla novità, si convertono. Certo. Ma questo, vedremo, è una prima fase iniziale, perché con l'insediamento del terzo shogun, Iemitsu, comincia un periodo di dura e crudele repressione verso ogni tipo di influsso esterno. Vediamo. Tra i membri della famiglia c'è un giovane nipote destinato a diventare shogun. Iemitsu crescerà con la ferma volontà di seguire le orme del celebre nonno. Iemitsu eredita un paese dove regna la pace. Eppure lo governerà con il pugno di ferro. Deve anche fare in modo che i daimyo, tutti e 260, gli restino fedeli. Li convoca tutti alla sua corte a Edo. Lo shogun trae anche un altro vantaggio dal sistema della presenza alternata. Riesce a limitare il potere economico dei daimyo. Sembra infatti che, durante il soggiorno a Edo, un daimyo potesse arrivare a spendere anche più di tre quarti del proprio reddito per i cortei e per il mantenimento del proprio esercito di samurai. A Edo, la vita in tempo di pace trasforma completamente l'essenza stessa della vita dei guerrieri samurai. Una vita che i fieri guerrieri di un tempo non avrebbero mai potuto immaginare. Nella città di Edo, i samurai si trasformano rapidamente da soldati a burocrati. Lo shogun Iemitsu offre ricompense a chiunque collabori all'arresto di giapponesi che predicano o praticano il credo cattolico. Dice l'editto del 1635. Chiunque fornisca informazioni su dove si trovano i seguaci dei preti verrà adeguatamente ricompensato. Chiunque fornisca informazioni su dove si trovano i preti di rango elevato riceverà 100 pezzi d'argento. La questione dei cattolici, soprattutto nel sud, dove ne vivono molti, diventa per Iemitsu un problema sempre più serio. A peggiorare le cose, poi, c'è il fatto che molti cattolici in passato sono stati samurai, che ora sono costretti a lavorare come braccianti o contadini. Ma nell'animo continuano ad essere dei guerrieri, oltre ad essere molto esperti nell'uso delle armi. Per Iemitsu questo è inaccettabile. All'estremo sud del paese, nella penisola di Shimabara, un episodio fa esplodere il malcontento popolare a lungo represso. La figlia di un contadino, che deve pagare delle tasse arretrate, viene sequestrata e torturata. Fuori di sé dal dolore, il padre e un gruppo di amici uccidono il governatore locale. Tutto il villaggio, samurai, contadini e cattolici, si ribella. In breve tempo, tutta la zona cade nelle mani dei ribelli, che sono quasi 40.000. Lo shogun non tollera dissidenti, tantomeno se si rivolgono a Cristo in cerca di aiuto. Invia perciò le sue truppe a Shimabara per sedare la rivolta. Ma per quattro sanguinosi mesi, pur essendo rimasti senza cibo, i ribelli riescono a respingere gli attacchi dell'esercito dello shogun. Lo shogun è talmente esasperato da quella rivolta che non riesce a domare che chiede agli olandesi di inviare una nave armata di cannoni per attaccare il castello sotto assedio. La rivolta di Shimabara è la scusa che lo shogun aspettava per estirpare definitivamente il cattolicesimo dal Giappone. Le nuove leggi del terzo shogun vietano ai giapponesi di viaggiare. Chi è in patria non può partire, chi è all'estero non può tornare. Per chi disobbedisce c'è la condanna a morte. Per essere sicuro che i suoi editti vengano rispettati, lo shogun fa distruggere tutte le navi in grado di viaggiare in mare aperto. Vieta inoltre l'ingresso di qualsiasi nave proveniente dall'Europa. Allora, una vera e propria crisi, questa di Shimabara, no? Una penisola. Sì. Ecco, ma da dove nasce? Le radici di tutto questo? Cioè, per esempio, cose che noi facciamo fatica a capire, tipo
ex samurai che si convertono, tutta questa alleanza fra samurai, gesuiti, gli olandesi, che ci aiuti a capire. Beh, ecco, gli olandesi sono uno dei fattori che aiutano a capire, per esempio, come mai il cristianesimo, dopo qualche anno in cui è stato accolto con piacere, ha cominciato a essere visto con sospetto. Mm. Perché per un po' erano tutti portoghesi e spagnoli, cattolici, poi quando arrivano i primi olandesi e inglesi, e i cattolici, il gesuita dice no, ma quelli lì fanno finta di essere cristiani, ma sono falsi cristiani gli olandesi, non fidatevi. E l'olandese dice no, sono quelli i falsi cristiani, sono i cattolici i falsi cristiani, quelli veri siamo noi protestanti. E i giapponesi si rendono conto che questa gente non è poi così brava gente come sembrava, che fra loro si odiano gli uni con gli altri, cattolici e protestanti. Inoltre gli olandesi dal punto di vista economico stanno venendo su, il 600 è il secolo dell'Olanda. Quindi il prestigio portoghese declina e i giapponesi preferiscono fare affari con gli olandesi. E quindi fatto sta che tutta questa conversione al cattolicesimo non è più vista così di buon occhio. Finalmente ormai non ci sono più guerre civili, ormai lo shogun domina un paese pacificato e vuole un paese unitario dove non ci sono motivi di contrasto e questi cristiani sono diversi dagli altri e quindi danno fastidio. Ecco, quindi a questo punto il Giappone si chiude, no? E in qualche modo diventa autonomo. Ecco, da questo punto di vista, ci guadagna o ci perde il Giappone? Ma è difficile dire, ma non ci ha perso così tanto quanto potremmo credere. Diciamo che è diventata una società bloccata, divisa in caste. Prima un contadino poteva diventare samurai, adesso diventa molto difficile, diventano caste ereditarie, quindi la società si irrigidisce. Però sotto altri punti di vista, in quei due secoli in cui è stato chiuso, il Giappone ha prosperato, è diventato via via sempre più ricco, le sue città sono cresciute, la sua cultura si è allargata, hanno fatto una cosa incredibile, cioè hanno cominciato a usare sempre meno le armi da fuoco. Erano servite durante le grandi guerre del Cinquecento, lì il portoghese che portava gli archibugi era accolto a braccia aperte, ma una volta finite le grandi guerre, lo shogun limita la produzione di armi da fuoco. Si torna a usare la spada, che è un'arma da gente civile, che richiede una certa civiltà, no? Per usarla. Ecco, però, lei dice, si torna a usare la spada, però abbiamo sentito che il samurai diventa, come dire, un funzionario statale, diremmo noi oggi. E questo è un bene o un male? È un'altra cosa bellissima, è un bene o un male. È, come dire, la nascita di certi aspetti del Giappone di oggi. Perché questi samurai, che portano le loro due spade, non le abbandonerebbero mai, che le sanno usare perché tirano di scherma, però di mestiere fanno gli impiegati. Risultato, chi è un impiegato dal punto di vista giapponese? È un guerriero che fa parte di un gruppo di guerrieri fedeli a un signore. E ancora oggi è così. Ancora oggi gli impiegati delle industrie giapponesi, che hanno tutto il loro stemma, esattamente come ce l'avevano sono i signori di una volta, e gli impiegati sono fedeli guerrieri. Al brand invece che allo shogun. Diciamo, semplificando molto, ma è ancora così nel Giappone moderno. Per il Giappone, a questo punto inizia un lungo periodo di pace e di isolamento contemporaneamente dal mondo esterno. Nonostante questo, la cultura del sollevante conosce un periodo interessantissimo. Vediamo. All'inizio del XVIII secolo, Edo è tra le città più popolose al mondo, con oltre 1 milione di abitanti. A differenza di quanto avviene nelle capitali europee, i suoi cittadini vivono in una città sicura e pulita, con un sistema di riciclaggio all'avanguardia. E la sua ricchezza non ha eguali. La popolazione di Edo è costituita per almeno la metà da guerrieri samurai giunti in città insieme ai loro daimyo. Non essendoci guerre da combattere, i samurai hanno molto tempo libero, anche se non sempre hanno i mezzi per goderselo. Il periodo di pace che il Giappone stava vivendo aveva un risvolto negativo per i samurai. Non potevano intraprendere attività commerciali e vedevano un numero sempre maggiore di ricchi mercanti intraprendere le attività che loro avrebbero voluto svolgere, ma per le quali non avevano mezzi economici sufficienti. Nello shogunato Tokugawa, la società è divisa in classi che mantengono ogni persona al proprio posto. Gli appartenenti alle varie classi non sono autorizzati a fraternizzare tra loro, ma alle regole iniziano a cedere.
Le arti si sviluppano, favorite dal periodo di pace e prosperità economica. L'interesse dei samurai nei confronti dell'istruzione ha promosso la diffusione dell'alfabetismo in tutte le classi sociali. L'85% della popolazione maschile di Edo è costituito da avidi lettori. Passare una notte di divertimenti in città spesso coincide con l'assistere al kabuki, la forma di spettacolo teatrale più popolare. Oltre 3.000 tra cortigiane e geishe esercitano il proprio mestiere a Yoshiwara, il quartiere del piacere di Edo. Yoshiwara è controllato dal governo e ha trovato così uno strumento efficace per tenere a bada l'irrequieta popolazione maschile. Come soldati in congedo, i samurai trascorrono spesso il tempo libero dedicandosi alle seducenti illusioni offerte da Yoshiwara e dissipando il loro misero stipendio. Le geishe e le cortigiane, reclutate da giovani in famiglie che hanno perso tutto, sono educate in modo da sviluppare un'impeccabile attitudine allo stile e alla raffinatezza artistica. La loro capacità di intrattenere una conversazione sull'ultimo spettacolo a teatro o l'ultimo scandalo in città è importante quanto le attività successive. Le cortigiane e i loro clienti si ritrovano nelle vicine case da tè. Si tratta di luoghi alla moda dove regnano eleganza e arguzia, non dissimili dai caffè di Londra dell'epoca. Saper partecipare in modo adeguato ai piaceri offerti da Yoshiwara è considerata una vera arte. A Yoshiwara si sviluppano usanze, mode, espressioni artistiche e linguistiche uniche. È un mondo che sembra librarsi lontano dalla dura realtà della vita. Insomma, sembra una società veramente molto diversa dalla nostra. Per esempio, questa faccenda delle geishe, no? In qualche modo, insomma, anche qui velatamente è stato detto, stiamo parlando di prostituzione in qualche modo, però di un livello di questo mestiere molto più raffinato. Cioè, l'idea che sia connesso col parliamo dell'ultimo spettacolo kabuki visto, andiamo nella sala del tè, per noi è una cosa, per noi sono luoghi sordi di quelli, invece luoghi raffinatissimi. È una società di gente ben educata, per l'appunto. Poi in realtà le geishe, da quello che so, è un mondo che confina con quello della prostituzione, che ogni tanto ci entra proprio dentro, non sempre, perché per le geishe è comunque fondamentale il fatto di saper suonare, conoscere la musica, saper fare servire il tè, saper parlare d'arte e così via. Poi tendenzialmente ci può sempre essere quelle che qui hanno chiamato, se non sbaglio, le attività successive. Successive. No? Ecco. Però ci sono stati anche degli shogun che hanno cercato di dire no, le attività successive deve fanno. Essere un'altra categoria che lo fa, è una questione sindacale. Quindi le geishe no, lo facciano quelle altre. Sì. Poi non sono durate molto quelle leggi, ma ci hanno provato. Talmente gli shogun amavano immaginarsi una società di gruppi ben distinti, ognuno con i suoi confini. Però è una società colta, abbiamo visto, la lettura per esempio, il teatro, quindi sì, cioè in questo chiudersi che abbiamo visto prima, il Giappone crea comunque un mondo. Sì, preciso. Anzi, tra l'altro, quando a un certo punto allentano un pochino i limiti dei commerci con l'Occidente, che non sono mai cessati del tutto, certi canali erano ammessi, ma una delle prime cose che a un certo punto dicono, vabbè, quella cosa lì facciamola entrare, sono i libri. Perché si accorgono che gli altri nei libri stanno scrivendo roba interessante. Però torno a uno spunto che abbiamo sentito all'inizio, la scrittura per esempio. C'era quell'osservazione che si ricorda all'inizio, molto, molto intrigante mi verrebbe da dire. Cioè, dalla testa ai piedi. Esatto, cioè in fondo all'obiezione voi occidentali, anzi voi orientali scrivete in questo modo strano verticale e la risposta... Siete voi quelli strani, ma questo l'abbiamo capito, che siamo noi quelli strani effettivamente. No? Effettivamente hanno ragione loro dal punto di vista della scrittura, visto che stiamo parlando di cultura diversa dalla nostra. Parlandone così allegramente devo dire che la scrittura del giapponese o del cinese è un limite reale. Cioè, come facciano loro ad avere un paese alfabetizzato quando devi imparare un così gran numero di caratteri diversi? E noi siamo ai livelli di analfabetismo di ritorno che conosciamo, quando da noi basta impararne 20 di caratteri per saper leggere. Cioè è molto più complessa. È molto più complessa. Forse però proprio per quello, se ti costringi, poi alla fine la testa la fai funzionare. Siamo arrivati al XIX secolo e l'isolamento del Giappone sta per finire.
Ancora una volta all'orizzonte compaiono navi straniere, ma stavolta sui loro ponti sventola la bandiera americana. Il Giappone è riuscito a tenere a bada i barbari stranieri per più di 200 anni, ma ora, intorno alla metà del XIX secolo, l'Occidente è determinato a imporsi. I neonati Stati Uniti d'America si sono messi in movimento. Sanno che il Giappone possiede due risorse in abbondanza, i giacimenti di carbone e soprattutto le balene. L'olio di balena, che unge letteralmente gli ingranaggi dell'industria americana, rappresenta un affare da milioni di dollari. Il mattino del 2 luglio 1853, all'alba, un pescatore giapponese riferisce di aver visto qualcosa di strano. Mi dissero che c'erano delle navi in fiamme. Corsi in cima alla montagna per vedere meglio. Le navi si avvicinavano sempre di più, finché non riuscimmo a capire che non erano navi giapponesi, ma navi straniere, e che quello che credevamo un incendio in mare in realtà era il fumo nero che usciva dalle loro ciminiere. Le navi giapponesi sembrano minuscole in confronto a queste navi a vapore. I giapponesi le chiamano Kurofune, le navi nere dall'aspetto malvagio. A bordo ci sono circa 60 cannoni e 1000 americani. In una disperata dimostrazione di forza, lo shogunato invia un gruppo di navi a circondare quelle americane. L'ufficiale giapponese intima alle navi di andarsene, ma il comandante americano, il commodoro Matthew C. Perry, lo ignora. I giapponesi, schierati a terra, osservano gli uomini di Perry prepararsi all'azione. Hanno caricato i cannoni ed estratto le pistole. Perry scende a terra. Consegna i suoi documenti e il suo ultimatum. Tornerà e, per allora, si aspetta che il Giappone abbia accolto la richiesta degli Stati Uniti di aprire il paese al commercio. Altrimenti lo faranno loro ricorrendo alla forza. Perry torna a febbraio, prima del previsto. La sua dimostrazione di forza questa volta fa ancora più paura. Arriva con il doppio delle navi e degli uomini. Gli americani hanno sfidato l'onore dei giapponesi, che però non hanno i mezzi per difenderlo. Negoziare è la loro unica speranza. Le trattative hanno inizio non appena Perry scende a terra e vanno avanti tutta la notte e per i successivi 23 giorni. Alla fine si giunge a un trattato che soddisfa entrambe le parti. Prima di sottoscrivere il trattato con Perry, lo shogun organizza un ricevimento serale, un requisito indispensabile ancora oggi per poter fare affari in Giappone. Perry, in cambio, offre whisky e champagne e porta doni ai giapponesi. Tra questi, di particolare interesse per loro, un telegrafo, una macchina fotografica e un modello di treno in scala 1 a 4. I giapponesi non hanno mai visto nulla di simile e i loro ingegneri si mettono subito al lavoro per farne delle copie. Firmano il trattato 3 giorni dopo. Entro breve, il Giappone firmerà altri accordi con Russia, Inghilterra, Francia e Olanda. Insomma, professore, c'è un protagonismo statunitense, e siamo 1850, quindi insomma è una nazione giovane comunque, gli Stati Uniti. Giovane, ma già molto attiva nell'Oceano Pacifico. Cioè. Che arriva lì e impone ai giapponesi le sue regole, in fondo. No? Sì, no, ma infatti è così, è una cosa di una brutalità estrema. L'ammiraglio Perry arriva lì e scrive a Washington dicendo: io gli ho detto chiaramente che noi siamo i più forti e che di conseguenza, se si rifiutano di aprire il loro porto ai nostri commerci, noi li apriremo con la forza.
Così, si dice proprio così, piatto testuale. Ecco, quindi in realtà sono obbligati a trattare con gli americani. Sono obbligati dalla minaccia del cannone. Poi sono anche molto contenti, perché diciamo gli stava stretta ai giapponesi questa chiusura secolare. Il vecchio fascino per i barbari del sud, per le loro tecnologie meravigliose, quello rinasce subito. Ecco, ma mi aiuti a capire, li percepiscono come europei gli americani, i giapponesi? Non credo che facessero nessuna differenza, li percepiscono come bianchi, occidentali e comunque appunto come la gente che sa portare questi regali straordinari, perché i portoghesi avevano portato gli archibugi, ma l'ammiraglio Perry fa un regalo che io trovo fantastico ai giapponesi, gli regala una macchina fotografica e un trenino in miniatura. E da lì nasce tutto, no? La profezia. I giapponesi futura. Trovano la macchina fotografica e da allora vanno in giro a fotografare le cose. Certo. Vedono il trenino in miniatura e imparano che fare le cose in miniatura. Io la trovo meravigliosa questa cosa. Lei dice che è una profezia del futuro del Giappone. È tutta colpa dell'ammiraglio Perry, insomma, diciamo. Però allora la seguo in questa strada e le dico, però, voglio dire, 70 anni fa il confronto Giappone-Stati Uniti è esploso in quel che sappiamo, da Pearl Harbor fino a Hiroshima e Nagasaki è stato un terribile confronto. Certo. No? Secondo lei i giapponesi di 70 anni fa avevano nella memoria quel primo incontro con gli americani? Ma io penso di sì, perché diciamo quell'incontro con gli americani è stata una grande umiliazione per i giapponesi e al tempo stesso è stata una ripartenza, perché ha cambiato tutto. Perché dall'istante in cui si è scoperto che lo shogun non era in grado di impedire ai barbari di entrare nel paese, lo shogun ha perso il posto. L'imperatore, che da tanti secoli non contava niente, è riuscito a far fuori lo shogun. Entro pochi anni lo shogun è costretto a dimettersi e l'imperatore dice adesso riprendo io il potere, mi trasferisco io a Tokyo e qui fa sapere a tutti i governi occidentali, d'ora in poi non scrivete più lo shogun. Scrivete a sua maestà l'imperatore, perché governa lui. E quindi è recente però questo cambiamento. Avviene in quegli anni lì, negli anni 60 dell'Ottocento. E da quel momento l'imperatore sente che il Giappone è entrato in una nuova era. Certo. Loro oltretutto contano gli anni per ere, li dividono in periodi. Nasce una nuova era, un nuovo periodo, un periodo di vittorie. Perché l'imperatore, con le nuove meravigliose tecnologie che gli occidentali ci hanno fatto vedere, e ridarà al Giappone il posto che gli spetta nel mondo. Quindi umiliazione, ma anche si riparte e il Giappone farà vedere a tutti che è lui la grande potenza di quell'area, in Corea, in Manciuria, in Cina, nel Pacifico. Certo. E ci provano sul serio e ci credono, per 70 anni ci credono. Finché poi, da parlarlo in avanti. Sì, per 80 anni, fino al 45 ci credono. Certo. Allora, invece, a questo punto, insomma, davvero è una storia che dobbiamo tutta conoscere, insomma, quella che ci stai raccontando oggi. Quindi libro, luogo, film oggi è come se servissero di più. Libro. Ma dunque, libro, io quando parlo di Giappone mi viene sempre in mente un libro che non racconta la storia, ma che è un libro sul Giappone di oggi, un romanzo di Amélie Nothomb, questa straordinaria scrittrice franco-belga, e c'è un suo romanzo che si chiama Stupore e Tremori, che è ambientato proprio nel Giappone di oggi, racconta la storia di una francese o un'europea comunque che fa l'impiegata in una ditta giapponese. Una storia tremenda e divertentissima. Ecco, invece film, perché insomma, il cinema film giapponese invece abbiamo il film che racconta proprio le cose che abbiamo visto qua ed è uno degli ultimi grandi film di Kurosawa, è quello che si intitola Kagemusha, ovvero il Sosia. Perfetto. Che si conclude proprio con una grande battaglia che uno dei signori della guerra vince contro il suo rivale usando gli archibugi che i barbari del sud gli hanno portato in regalo. E invece dove andiamo? Beh, escludendo che andiamo in Giappone, che è davvero lontano e caro, no, invece dirò una piccola cosa che però a me sta a cuore. A Torino c'è un piccolo museo di arte orientale, nuovo, c'è da pochi anni, è un posto bellissimo, affascinantissimo. Si chiama il MAO, Museo di Arte Orientale. Perfetto. E lì trovi delle cose giapponesi, anche armature di samurai, insomma delle cose che io adoro. Mi diceva prima che Nagasaki, però, colpire Nagasaki è stato un segno.